strategia migliore per far innamorare una persona difficile. E nel frattempo, ovviamente, iscriviti al canale, attiva la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video. Seguimi, diciamo, su tutti i canali YouTube e vediamo un po', quindi, qual è la strategia migliore per far innamorare una persona difficile, qual è la strategia psicologica migliore per sedurre, per far innamorare una persona difficile, una persona che, diciamo, non è facilmente seducibile, insomma. E ovviamente questo, se ti sei invaghita o se ti sei invaghito di qualcuno di difficile, il concetto è che, come dire, sei un coglione o sei una cogliona, perché non bisogna mai, diciamo, invaghirsi fondamentalmente di persone eccessivamente difficili. Significa che tu hai, come dire, sei sottoposto a un vincolo che in qualche modo tenderai a vincolarti il possesso e ti amplificherai il desiderio, perché tutte le persone che si coinvolgono con qualcuno di difficile hanno questa caratteristica, diciamo, emozionale, cioè cercano situazioni, diciamo, in cui non viene data loro la possibilità di, diciamo, intanto salutiamo Gina De Cassan, Roxy Rosa, Pamela, Sissi e la nostra Grinettina, Green Apple. Quindi questo è il concetto di fondo, no? Quindi quando dico che sei un coglione o sei una cogliona è perché, diciamo, se ti innamori del vincolo fondamentalmente, no? Dell'antagonista, ti innamori di chi ti ostacola fondamentalmente, no? E comunque devi mettere in atto delle strategie se vuoi far innamorare le persone difficili. Intanto, quindi, prendi atto della tua caratteristica che se ti invaghisci di persone difficili è perché dentro di te ci sono potenti vincoli autoattributivi fondamentalmente, non eteroattributivi, potenti vincoli autoattributivi. Cosa vuol dire? Che il vincolo è te stesso, ti senti fondamentalmente incapace, no? Di sedurre persone, di sedurre, quindi sentendoti incapace di sedurre, come fai a certificare il fatto che tu sei incapace di sedurre? Ti innamori di quelli che non si fanno sedurre, e questo è il concetto di fondo, no? Perché noi facciamo sempre delle profezie autoavverantesi. Se tu pensi, salutiamo anche Ivano e salutiamo anche Light, se tu pensi, e questo è un concetto molto importante, se tu pensi, se tu ti innamori di persone difficili, è perché devi semplicemente conclamare il fatto che tu sei incapace di conquistare, sei incapace di sedurre, altrimenti non ti innamoreresti di persone. Sì, magari una persona di valore, una persona di qualità. Certo, se sei un uomo, non dico che devi innamorarti del troione da corsa o del minotone da competizione, però neanche per dire della figa di legno che non te la fa vedere. Se sei donna, non dico che devi innamorarti, diciamo, del catramista a cassa integrato senza fissa dimora che, come dire, viene con te proprio per disperazione, ma neanche di quello che magari è impegnato, è sposato e quindi ti usa come svuotamento delle palline da tennis. Salutiamo anche tu. Quindi questo concetto per prima cosa, però devi capirlo. Quindi vorrei che vi entrasse dentro, salutiamo anche Pink, vorrei che vi entrasse dentro fino in fondo, che vi penetrasse completamente. Il concetto qual è? Il concetto è che se tu ti innamori di persone difficili è perché vuoi inconsciamente conclamare il fatto che sei incapace di sedurre, che sei incapace di conquistare, altrimenti non ti innamoreresti di persone difficili. E quindi se sei incapace di conquistare, sei anche incapace di decidere, di prendere decisioni.
sei incapace di decidere di uscire fuori da una relazione, quindi tendi a vivere quelle cose che sono crisi di identità e crisi esistenziali. Crisi di identità e crisi esistenziali rappresentano questo: la crisi di identità è non so decidere, la crisi esistenziale non so conquistare. Ma questo dovete ficcarvelo in quella testa vuota che avete. Perché altrimenti, ripeto, in media virtus est, cioè ovviamente bisogna innamorarsi, secondo me, di persone di qualità, non del catramista o della sciampista, di persone di qualità che però non siano, diciamo, come dire, ad esempio impegnati, o ad es perché la persona più difficile in assoluto da conquistare è poi di fatto la persona impegnata, la persona sposata. Oppure la persona che non vuole nessun tipo di relazione, diciamo il libertino. Queste sono le due categorie di persone difficili, la persona impegnata e il libertino o la libertina, insomma. È ovvio che poi cioè dal polo opposto ci sono quelli, la troiona da corsa che la conquisti, diciamo, che ne so, facilmente, o il catramista che, come dire, viene con te perché non ne trova nessun altro, il morto di figa fondamentalmente. Ma questo è un punto molto importante, un punto fondamentale. Invece, in media virtus est, la via di mezzo, cioè una persona, un uomo di qualità, una donna di qualità, sono difficili, ma mediamente difficili, cioè nel senso che sono conquistabili, non ci sono vincoli esterni. Quindi, poi ovviamente ci sono delle persone che intrinsecamente, proprio per imprinting, infatti sul mio canale Massimo Tramasco spiego bene l'imprinting, salutiamo tutti, ci sono diversi livelli, no, di difficoltà delle persone. In generale, comunque, le due tipologie più difficili in assoluto sono la persona impegnata, perché la persona impegnata non gli fa un cazzo di disimpegnarsi, e il libertino o la libertina, quello che non è impegnato ma non vuole neanche impegnarsi. E strutturalmente, diciamo, ci sono diverse quattro categorie: ci sono le persone emotive, non egocentriche, che sono quelle più facili da far innamorare. Persone emotive, non egocentriche. Ovviamente vale anche se vale il verso, vale anche l'inverso, no? Una persona che si innamora facilmente si disinnamora anche facilmente. Questo dovete tenerlo presente, un altro concetto di fondo. Cioè, perché il troione da corsa che si innamora facilmente di te, poi si disinnamorerà facilmente di te, basta che trova un altro magari con caratteristiche che ritiene migliori di te. Quindi, questo è l'altro rovescio della medaglia, no? Quindi, la tipologia di persone più facili da far innamorare sono le persone emotive non egocentriche. Non egocentriche significa che non hanno vissuto una forma di tradimento. Questo perché segue il mio seminario, ci sono diverse persone qua che seguono il mio seminario sul canale Massimo Tramasco, capiscono cosa voglio dire. Ma comunque in generale non egocentriche, quindi non centrate su se stesse, anche per i plebei che non seguono il mio seminario. E poi abbiamo le tipologie emotive egocentriche, che è il secondo scalino di difficoltà, e ripeto, se voi seguite i miei seminari lo capite, quindi però per i plebei che non seguono il mio seminario sul canale Massimo Tramasco, persone emotive egocentriche significa che sono emotive ma più centrate su se stesse, quindi hanno vissuto un senso del tradimento. E poi abbiamo le persone iperlogiche non egocentriche, l'altro step, diciamo, persone iperlogiche non egocentriche e le persone iperlogiche egocentriche. Queste sono le quattro tipologie normali di cui ci possiamo e dovremmo innamorarci. E invece poi ci sono altre due categorie di cui non dovresti innamorarvi, che sono le persone ciniche. La persona cinica non è una persona, diciamo, salutiamo anche Armi. La persona cinica non è una persona, come possiamo dire, che bisogna prendere in considerazione più di tanto.
Perché le persone ciniche sono le persone che hanno, le persone ciniche sono le persone che non si innamorano e tendenzialmente possono essere libertini perché vedono l'opportunità. Una persona cinica potrebbe essere libertina o potrebbe essere anche una persona impegnata. Diciamo, normalmente le persone impegnate che vogliono avere, diciamo, vogliono avere situazioni, diciamo, con persone single, ad esempio, tendono ad essere ciniche, cioè se ne fottono. Una persona cinica è una persona che se ne fotte, fondamentalmente vive l'opportunismo al massimo potenziale. E poi lo step successivo ancora sono le persone ovviamente narcisiste, queste sono ancora più distruttive, insomma. Quindi devi scegliere, secondo me, tra queste quattro categorie: persone emotive non egocentriche, persone emotive egocentriche, persone iperlogiche, diciamo, persone iperlogiche non egocentriche, persone iperlogiche egocentriche. Ma la cosa fondamentale è che gli amori facili non esistono. Ma gli amori troppo difficili non sono amori, cioè non dovete lottare. Quello dice, io lotterò per amore, no? Per amore. C'era sempre quella canzone che mi viene in mente, 21 modi per dirti ti amo, no? Che l'ho sentita, è carina sta canzone, che spiega ad esempio quello che non dovreste fare, no? 21 modi per dirti ti amo, che è una canzone di Venditti fondamentalmente, no? E quindi ti fa capire che uno può dire ti amo, beh, dice 21 modi, con 21 rose, 21 diamanti, 21 lune senza te, 21 giorni sull'altopiano, qualcosa del genere. Ma il concetto è questa cosa qua, che quando tu dici io combatterò per amore, io lo salverò questo amore, io mi salverò in nome dell'amore, ecco. In nome dell'amore io ho visto, diciamo, diversi coglioni che sono finiti giù dal baratro fondamentalmente. In nome dell'amore, perché le persone poi hanno questa caratteristica che cercano, no, di dire, salutiamo anche Simone. In nome dell'amore uccidono il drago a sette teste, no? Questo. Per carità, significa, ripeto, dovete prendere atto del fatto che dentro di voi ci sono dei grossi vincoli autoattributivi per cui vi considerate incapaci e considerandovi incapaci andrete a innamorarvi delle persone che non vi ameranno mai. Questo è il concetto di fondo, è questo. Cioè, altrimenti, se non ci fosse questo concetto, che è dovuto anche a un imprinting, tra l'altro, che ovviamente l'imprinting è un qualcosa. Salutiamo anche Marco. Ovviamente l'imprinting è un qualcosa che noi viviamo, ma che non è che possiamo trasformare, ma possiamo ridurre, no? Possiamo ridurre ad esempio attraverso degli atti di coraggio, perché l'imprinting è un qualcosa che è avvenuto nel passato. Ma se io oggi, diciamo, faccio delle cose nel presente che vanno contro quello che facevo nel passato, mettendo in atto degli atti di coraggio, facendo degli atti di coraggio, riesco rapidamente, non dico a diciamo destrutturare l'imprinting, ma a, come possiamo dire, depotenziarlo fondamentalmente, no? Perché un conto è, come dire, che te lo mette dietro Rocco, un conto è che te lo mette dietro uno che ne so, ce l'ha lungo un centimetro, no? Quello di un centimetro. Per dire, uno dice, vabbè, ma se te lo mette dietro a Rocco ti farà più male fondamentalmente, no? Quindi l'imprinting è l'imprinting, ma noi dobbiamo, come dire, attraverso gli atti di coraggio nella vita quotidiana imparare a destrutturare l'imprinting. E però prendere atto del fatto che se ti capita spesso di innamorarti di persone o impegnate o libertini o libertine è perché tu hai dei grossi vincoli autoattributivi dentro di te. E questi vincoli te li sei creati come? Beh, te li sei creati ad esempio perché la tua parte emotiva non tollera possedere,
perché gli viene da vomitare quando possiede, ma vuole desiderare. E quindi se è una parte emotiva che vuole tantissimo desiderare, tantissimo desiderare perché è quella partita del cuore che non è riuscita a vincere da bambina, fondamentalmente, perché da bambina non è riuscita a desiderare, ma il possesso veniva visto come una grande penalizzazione, no? Per la parte emotiva, perché la parte emotiva vuole viversi, no? Comunque, o il pathos, vuole viversi il pathos. Il pathos è comunque quel piacere, quel leggero tormento, perché l'amore è bello se c'è un leggero tormento, perché un leggero tormento, e ovviamente non è che l'amore, come diceva anche Tug, deve essere visto come, diciamo, andare a pagare la bolletta al supermercato, no, perché se tu vivi l'amore come andare a pagare la bolletta al supermercato, lì dove cazzo vai a pagare le bollette, lì, vabbè, comunque andare a fare la spesa al supermercato, perché mancherebbe di quell'imprevedibilità, no? Ecco, noi andiamo anche alla ricerca di imprevedibilità. L'imprevedibilità è quella che dà un po' il succo della vita, fondamentalmente. Ma il concetto fondamentale è che il concetto fondamentale alle poste, sì, vabbè, il concetto fondamentale è che se manca, diciamo, quel pathos, le persone di fatto soffrono. Ecco, chi da bambino non ha avuto modo di provare quel pathos, chi da bambino non ha avuto modo di provare quel pathos, cioè quel tormento vissuto in un certo modo, perché ad esempio aveva dei genitori troppo protettivi? Se tu hai avuto dei genitori troppo protettivi che non ti facevano uscire fuori, diciamo, dal tuo guscio, non ti facevano uscire fuori dalla tua cosa. Perché, come dire, intanto, questo è una cosa interessante, no? Anche poi va bene, chi è genitore, diciamo, poi ha a che fare con l'educazione dei figli. L'educazione dei figli non è mai molto semplice, ovviamente. Io non sto dicendo che è facile educare un figlio, perché ci sono i due opposti che non funzionano nessuno dei due, secondo me. Uno degli opposti è quello che i genitori fanno tutto al posto del figlio, no? Gli fanno i compiti, studiano con lui, fanno tutto assieme a lui, non gli fanno fare un cazzo fondamentalmente. E allora, analogicamente, passi il messaggio: tu sei un incapace, tu sei un coglione. E questo qua è il dato di fatto, no? Tu sei un incapace, tu sei un coglione. Cosa vuol dire che tu sei incapace, tu sei un coglione? Certo, perché se un bambino non ha la possibilità, diciamo, gli preparano la cartella, controllano se ha fatto i compiti, lo portano in giro, lo portano qua, lo portano là. È ovvio che il messaggio che passa è: tu sei un incapace, tu sei un coglione. Perché se non ci fossi io, tu non potresti neanche andare a pisciare. Lo portano a pisciare. Sì, ci sono i genitori che portano i bambini a pisciare, a cagare, non so per dire, no? Non gli allacciano le scarpe. E questi, come dire, sono praticamente, si considerano degli incapaci fondamentalmente. Mentre invece, c'è il contrario di quello che se ne fotte assolutamente, di quello che se ne fotte assolutamente. Quello che se ne fotte assolutamente è che non gliene frega un cazzo di quello che fanno i figli, quello che non fanno i figli. Qua è esattamente il contrario, no? Cioè, in media virtus est. Certo, uno potrebbe controllare i compiti, ma potrebbe controllare i compiti quando lui non vede. Il bambino prova a farsi i compiti da solo, e il genitore poi dopo controlla se li ha fatti giusti o se li ha fatti sbagliati. Ma non è che si mette con lui a fare i compiti. Certo, come genitore controllo che tu abbia fatto i compiti, ma lo controllo a posteriori, non è che mi metto a fare i compiti con te a vedere, perché se no tu non impari assolutamente un cazzo, non impari assolutamente niente. Se non, ma questo è per dire che cosa? Salutiamo One Blood. Per dire semplicemente che da dove nascono, no, spesso gli imprinting. Comunque, al di là di questo, se ti sei invaghita o invaghito di qualcuno che sembra essere difficile da conquistare, non devi disperare comunque.
Prendi atto del fatto che sei un coglione come prima istanza e quindi renditi conto del fatto che sei un coglione perché ti sei innamorato di qualcuno estremamente difficile, però diciamo che c'è anche la cosa positiva che con un po' di strategia puoi aumentare le possibilità di successo. Vediamo quali sono le cose che dovresti fare per migliorare le probabilità di successo. Beh, intanto fai in modo di essere una persona interessante. Cioè, le persone difficili, però, poi di fatto loro, sono le persone difficili, di fatto, sono persone che sono, diciamo, sono attratte da persone interessanti e stimolanti. Quindi, quindi devi imparare, ma questo vale anche per te, a essere curioso, curioso del mondo che ti circonda. Devi avere degli interessi anche culturali, artistici, musica, insomma, quello che vuoi. Le persone difficili sono attratte, ricordo, da persone interessanti e stimolanti. Più una persona si reputa difficile, più alzerà l'asticella. Cioè, se io penso di essere una persona difficile, non mi innamoro della sciampista. Cioè, difficile nel senso, ma mettiamo che io sono una persona iperlogica, diciamo, egocentrica. Se io sono una persona iperlogica, egocentrica, non vado a innamorarmi della sciampista, non vado a innamorarmi della, diciamo, come dire, sciacquetta o del troione da corsa, ma vado a cercare comunque una donna interessante, una donna di qualità. Quindi, per essere interessante, le persone interessanti sono persone che sono curiose del mondo che le circonda, che hanno delle passioni, che hanno degli interessi, che diciamo sanno trattare diversi argomenti di conversazione, non parlano soltanto, che ne so, delle unghie da tigre, dei denti a sciabolo, delle puppe finte, ma hanno letto tanti libri, si interessano di arte o di tanti altri argomenti fondamentalmente, no? Ma le persone interessanti sono anche persone ironiche, allegre, persone che sono appassionate di qualcosa, persone che hanno tanti interessi e che sanno anche comunicare sia non verbalmente sia verbalmente, quindi non sono delle persone, degli ignorantoni fondamentalmente. Ecco, questo è il primo punto per diventare, per acquisire appeal, diciamo, verso persone difficili. Ma ripeto, però devi prima aver escluso le due categorie, cioè i cinici e i narcisisti, quelli impegnati e quelli libertini. Quindi devi limitarti di persone difficili a queste quattro categorie, che sono quelle più facili, che sono gli emotivi non egocentrici. Secondo me gli emotivi non egocentrici, nelle persone emotive non egocentriche rientrano tranquillamente le sciampiste, le troione da corsa, i catramisti, principalmente. Poi ci sono le persone, diciamo, emotive, egocentriche, e come dicevo, già le persone iperlogiche. Una persona iperlogica è già molto più interessante di una persona emotiva, perché la persona iperlogica è abituata a ragionare, è abituata a interessarsi delle cose. Poi sicuramente le persone più difficili, ma secondo me anche quelle più interessanti, le persone iperlogiche, egocentriche. Perché le persone iperlogiche egocentriche sono persone che diciamo hanno tante capacità fondamentalmente, no? Le persone iperlogiche egocentriche sono persone che hanno tantissime capacità fondamentalmente. Si interessano a tante cose, hanno una cultura elevata, sono più curiosi della vita. Poi ognuno fa quello che vuole. Poi ci sono altre cose che ti suggerisco di fare. Ad esempio, imparare a essere un buon ascoltatore, perché le persone di solito si concentrano sul parlare, no? Ma le persone difficili apprezzano anche gli ascoltatori attenti. Invece
molte persone si concentrano sul parlare, quindi quando invece una persona parla, fai attenzione a quello che quella persona dice e cerca di fare domande per amplificare quello che sta dicendo. Intanto, da un punto di vista logico, ti mostrerai loro che sei realmente interessata a quello che hanno da dire, e questo crea un'empatia logico-razionale. Quindi, perché noi dobbiamo tenere presente che le persone iperlogiche in generale hanno una sfera logica molto strutturata, quindi devi, non puoi bypassare la sfera logico-razionale delle persone iperlogiche. Si chiamano iperlogiche proprio per il fatto che hanno una struttura iperlogica molto strutturata. Ovviamente, per capire tutto questo, se è una persona iperlogica, se è una persona emotiva, se è una persona di un tipo o dell'altro, ti invito a iscriverti al mio seminario sul canale Massimo Taramasco con l'abbonamento base. Avrai la possibilità di partecipare al mio seminario e quindi, diciamo, sviscerare in profondità, diciamo, tutte queste caratteristiche. Quindi è importante imparare a sviscerarle in profondità. Salutiamo anche la nostra Patrizia Perotti, la carampa gnocca, Patrizia Perotti. E quindi dobbiamo tenere presente che le persone iperlogiche, che sono persone difficili, ma persone positive, secondo me. Quindi teniamo presente questo, distinguiamo tra persone difficili e persone estremamente difficili che ti mettono grossi vincoli, come le persone impegnate e i libertini, no? Perché se tu, ripeto, tendi a innamorarti di persone impegnate o di libertini, il problema è tuo, che sei una cogliona o sei un coglione e che hai, diciamo, dei grossi vincoli autoattributivi che ti impediscono di, diciamo, di poter finalmente viverti una relazione che ti possa piacere. Quindi stavo dicendo, tornando al discorso dell'ascoltatore o dell'ascoltatrice, le persone difficili apprezzano gli ascoltatori attenti. Quando parlano, tu devi fare attenzione a quello che dicono, perché questo li gratifica logicamente. Le persone iperlogiche vogliono essere gratificate logicamente. Mostra loro che sei realmente interessata a quello che ha da dire. E questo è un punto fondamentale, cioè ascoltare attentamente va a, diciamo, a creare un'empatia logico-razionale. È un modo importante per dimostrare che ti importa della persona, e le persone difficili vogliono comunque a livello logico sentirsi ascoltate e comprese. Quindi quando le ascolti attentamente le fai sentire importanti e apprezzate. Però, facendo le giuste domande opportune, tu puoi, diciamo, andare anche a stimolare emozioni. Puoi anche andare a stimolare emozioni. Salutiamo anche Joe Maker. Potrai anche andare a stimolare emozioni. E come farai ad andare a stimolare emozioni? Perché facendogli domande le persone tendono a parlare di quelli che sono i loro turbamenti, e più parleranno dei loro turbamenti più si infertizzeranno, perché ti vedranno come bersaglio emozionale che gli darai emozioni. Allora, quali sono dei consigli per essere percepita o percepito come un buon ascoltatore? Intanto, attraverso l'eye contact, fai contatto visivo con la persona che ti parla. È molto importante, poche persone lo fanno nel modo giusto. Cioè, ci sono quelli che o ti guardano in questo modo e che sembrano dei maniaci usciti fuori da, come dire, dal manicomio criminale. Devi fare attenzione, no? Perché se tu guardi una persona fissa in questo modo, quello ti interpreta che sei un maniaco o una maniaca che magari è appena scappata dal manicomio criminale. E questo non va bene. Ma neanche quello che tu gli parli e ti guarda, e guarda per terra o guarda per l'aria o guarda verso il basso o guarda verso l'alto, perché allora, diciamo, vieni percepita come una persona poco attenta e che comunque non sa dare emozioni. Quindi devi, diciamo, fare contatto visivo, nel senso di mantenere contatto 3-4 secondi, poi distogliere lo sguardo per 1-2 secondi e riprendere il contatto. Quindi la regola è 3-4 secondi contatto, 1-2 secondi, 1-2 secondi disdire il contatto. Poi puoi anche, diciamo, utilizzare il, come dire, l'eye contact triangolare, cioè puntare prima un occhio,
puntare poi l'altro occhio e poi la bocca. Quindi questo triangolo qua, questo triangolo è fondamentale per... Adesso lo vedo speculare. Comunque, occhio sinistro, occhio destro e bocca. Perché l'occhio sinistro rimanda, l'occhio sinistro rimanda alla parte logica, l'occhio destro alla parte emotiva e la bocca alla parte istintiva. Poi è ovvio che sto leggendo quello che dice Tug, è ovvio che puoi anche penalizzare, no? Perché ad esempio io potrei guardare le tette di una donna e mettermi a ridere. Guardo le tette e rido, per dire, no? Cosa percepisce quella? O che non c'ha tette, diciamo, dice, questo ride perché... Oppure che ne so, penserà alle tette flaccide, alle tette molle. Penserà qualcosa, comunque è come una donna può guardare in basso l'uomo e poi ridere, cioè, si vede che non percepisce niente, diciamo, no? Queste sono altre tecniche un po' più sofisticate per dare delle penalizzazioni analogiche che però in qualche modo possono funzionare. E come dice la nostra Betty Kotich, che è un'altra carampana doc, fare l'ascolto attivo, annuire ogni tanto per fargli capire che stiamo ascoltando, emettere anche dei gesti, dei suoni onomatopeici, tipo questi suoni, quando una persona parla. E vanno a stimolare, non vanno a dare degli stimoli. Ovviamente non dovete fare ha, hu, ha. Non deve essere così, no? Perché se quello parla e tu fai hu, ha, hi, ha, sembra troppo esagerato. Quindi questo. Salutiamo anche Fabi Nunz. Quindi questo, ricordo che però se volete fare domande dovete o fare donazioni o essere abbonati al canale. Quindi, però anche qualche gesto, qualche verso strano ogni tanto potrebbe dare delle intuizioni. Ma poi, quindi, primo fare contatto visivo, secondo rilassa il corpo, cioè cerca di stare rilassato, cioè non devi farti vedere nervoso. Ecco perché le persone che si vengono fatte vedere nervose, qua non soltanto dal manicomio criminale, ma passano per schizzate. Persone nervose che gesticolano in fretta, hanno pieni di tic, quelli che sono pieni di tic, mentre parlano una persona fanno che ne so, o chiudono gli occhi ossessivamente, sono pieni di tic del cazzo. Quindi queste cose qua non vanno bene nella seduzione. Se è pieno di tic, vatti a prendere. Che ne so, vatti a prendere uno psicofarmaco o qualcosa, vatti a far rinchiudere in psichiatria, quando sei guarito esci fuori e torni a sedurre. Cioè, se sei pieno di tic, vai prima in psichiatria, fai un passaggio in psichiatria, ti fai un bel ricovero in psichiatria, poi quando sei uscito fuori, che sei guarito, vai nella seduzione, no? Ti inizi a sedurre, inizi a conquistare. La dice la nostra Patrizia Perotti, se ti sei sempre innamorata di persone difficili, eccessivamente difficili, o impegnate o libertine, è perché avevi dei grossi vincoli autoattributivi tu. Comunque, è molto importante quindi avere un buon body language, essere rilassati, avere una gesticolazione del corpo normale. Ed essere, diciamo, poi un'altra cosa importantissima nell'eloquio: non interrompere! Non interrompere la persona che parla. Quindi, quando c'è qualcuno che parla, non devi mai interrompere perché passi come una cafona. Le persone difficili, se io parlo con qualcuno che mi interrompe, ma lo manda a cagare in seduta stante. Cioè, voi non dovete interrompere un'altra persona quando un'altra persona parla. Perché è il canto del cigno della seduzione, è il bacio della morte.
della seduzione. Esatto, come dice la nostra Green Apple, vanno bene, basta che non fate gnè, la sirena, brava Green. Certo, ogni tanto fate quando qualcuno parla, ogni tanto parlate, quindi deve dire che le cose vanno bene per il verso giusto, stiamo andando bene, va bene, vabbè, comunque. È molto importante non interrompere la persona che parla ed è anche importante anche fare qualche domanda per dimostrare che sta ascoltando. E poi è molto importante, questo ve lo suggerisco, che è una tecnica, anche una strategia di PNL, che è la parafrasi. Intanto ricordo di mettere un like, fate donazione al canale, morte di fame, fate donazione al canale, abbonatevi al canale e fate donazioni. Una cosa importante è la riformulazione, riformulare ciò che la persona ha detto per assicurarti di averla capita. Tra l'altro il riformulare o ridire, diciamo, le stesse cose con modalità diverse, è molto importante perché ci consente di... diciamo creare un rapporto empatico positivo molto forte e questo è molto importante e quindi ascoltare attentamente è un punto da prendere in considerazione. Poi un'altra cosa per le persone difficili è diciamo non ecco questo è fondamentale, non apparire artefatto. Non, che non vuol dire essere te stesso, se te stesso sei un coglione devi cercare di cambiare, di non essere un coglione, ma non apparire artefatto, cioè le persone difficili sono anche persone intelligenti, no? E quindi quando vedono che qualcuno è finto, diciamo, no? Cioè cerca di essere artefatto, l'esempio che faccio prima, se tu sei una sciampista, non devi fare la sciampista erudita, non devi fare la sciampista erudita, nel senso che ti sei studiata tre parole e dici quelle tre parole erudite che manco magari sei tanto significato. Piuttosto è meglio fare la sciampista, ma sarebbe meglio che diventassi colta, ti mettessi a studiare e per essere quello che sei. Se tu sei sempre una che è abituata ad andare con la tuta mimetica, i pantaloni e le scarpe da ginnastica, è inutile che una volta che devi uscire con un uomo, una volta all'anno, una volta al mese, ti metti, come dire, la gonna tubino stretta, che già è difficile camminare nel modo giusto, con i tacchi alti, e perché ci fai la figura di una fintona, no? Di una... che non, cioè la femminilità è qualcosa che si deve coltivare, no? Non è qualcosa che si può improvvisare. E quindi cosa vuol dire? Che tutto quello che tu manifesti deve essere parte di te, deve essere parte di te, deve essere una parte di te. Il libertino, certo, il libertino si sgancia facilmente, brava Patrizia Perotti. Certo che il libertino, alle volte ci sono anche delle strategie per agganciare il libertino, perché il libertino talvolta è attratto dalle sfide. Quindi quello che dice Patrizia Perotti lo condivido parzialmente. Certo, il libertino cinico, molto cinico, si sgancia perché non gli è fatto un cazzo di stare a perdere tempo, no? Nel senso che il libertino... Però in questo modo il libertino cinico rischia di agganciare il troione da corsa. No, quindi il libertino e troione da corsa, al libertino il troione da corsa non piace tanto, perché andatevi a vedere, ecco, da questo punto di vista vi suggerisco di vedervi se non l'avete visto, il film, salutiamo anche Valentina. Ricordo però che se fate domande dovete farle o tramite una donazione al canale o tramite l'abbonamento al canale. Non rispondo proprio per dar pregio alle persone che sono abbonate, che fanno donazioni, a chi non è abbonato o chi non fa donazioni, insomma. Comunque salutiamo Valentina Valesciami. Ecco, stavo dicendo, per concludere con quello che ha detto Patrizia Perotti, il libertino
Ecco, andatevi a vedere il film Les Liaisons Dangereuses, perché in quel film lì si capisce bene come ad esempio il visconte di Valmont, che è un famoso libertino del Settecento, cioè, si faceva anche i troioni da corsa, ma poi era molto più stimolato dalla verginella, diciamo, era molto più stimolato dalla persona istituzionale, perché la persona istituzionale comunque mette alla prova, grazie Patrizia, la persona istituzionale comunque mette alla prova quelle che sono le tue caratteristiche. La persona istituzionale mette alla prova quelle che sono le tue, diciamo, le capacità di sedurre, no? Del libertino. E questo è un punto fondamentale. Comunque, e quindi se un libertino molto cinico si sgancerà da te, ma se tu saprai gestire bene, diciamo così, il desiderio, il possesso, magari riesce ad agganciarlo. È ovvio che il libertino, se gliela dai, si sgancia istantaneamente. Un libertino, il modo migliore per far sganciare un libertino è dargliela, perché nel momento che gliel'hai data, il libertino non interessi più fondamentalmente, perché non interessi più. Comunque, tornando al discorso precedente, diciamo, le persone difficili possono vedere attraverso le bugie, le false promesse. Quindi è molto meglio comportarsi in modo naturale e spontaneo, ma migliorare poi se stessi fondamentalmente. E non provare a essere qualcuno o qualcuna che non sei. Perché se tu fingi di essere qualcuno o qualcuna che non sei, non sarai apprezzato. Essere se stessi, tra virgolette, da questo punto di vista, significa essere autentici e genuini. Significa mostrare quella che è la tua personalità. Ovviamente devi averla una personalità. Comunque, tieni presente che le persone difficili tendenzialmente sono attratte da chi percepiscono come autentico. Quindi anche diciamo, nell'utilizzo degli antagonisti devono essere antagonisti autentici. Quindi non provare a impressionare, no? La persona che ti piace. Questo lo fanno soprattutto i morti di figa. Il morto di figa cerca di impressionare la donna dicendo: ah, io c'ho qua, io c'ho là, io ce l'ho lungo, io sono qua, io c'ho questo, io c'ho quello. Ma anche le donne, no? Anche molte donne cercano di impressionare dicendo: io c'ho questo, io c'ho quello, io c'ho quello. Invece questo è sbagliato, no? Essere, diciamo, autentici è il modo migliore per far innamorare di te una persona difficile. E poi l'ultimo punto, cioè non è l'ultimo punto, ma un altro punto importante è creare un senso di mistero, no? Le persone difficili sono attratte dal mistero. Non rivelare tutto di te subito, lascia che siano loro a chiederti delle cose. Il mistero può affascinare e stimolare. Quando qualcuno non sa tutto di te, è più probabile che sia curioso, che voglia sapere di te di più. Quindi non raccontare di te tutto subito. Quando incontri un uomo, se dopo 3 minuti sa già di che colore hai le mutande, beh, diciamo che andrai, o se per caso non hai le mutande, diciamo, non andrai a, come dire, a essere una persona eccessivamente, come possiamo dire, intrigante, eccessivamente interessante. Quindi perché voi normalmente appena incontrate un uomo gli dite subito di che colore avete le mutande, gli dite subito se ce l'avete o se non ce l'avete, gli andate a raccontare cazzi e mazzi della vostra vita di merda, ma se raccontate cazzi e mazzi della vostra vita di merda, questi non interessa fondamentalmente, no? Quindi creare un senso di mistero è molto importante, no? Se ti viene chiesto di raccontare un aneddoto, non raccontarlo tutto in una volta, lascia che la persona ti faccia delle domande. Se ti viene chiesto di parlare di un tuo interesse, non rivelare tutto quello che sai, lascia che la persona che ti faccia delle domande. Se ti viene chiesto di parlare di un tuo obiettivo, non svelare tutto. In generale, creare un senso di mistero, diciamo, seduce molto di più le persone difficili. E poi non essere eccessivamente disponibile, no? Le persone difficili, come ho detto, sono attratte da persone che non sono sempre disponibili, che non sono sempre pronte sull'attenti fondamentalmente. Lascia che sappiano che tu hai una tua vita, che non sei bisognoso, no?
Quindi magari non rispondere sempre alle chiamate, ai messaggi immediatamente, alle volte non rispondere proprio, dedica tempo a te stessa, non essere eccessivamente disponibile se vuoi mantenere l'interesse, diciamo, di quella persona. È importante però notare che non essere troppo disponibili non significa essere scortesi, perché se tu sei scortese, allora spesso non otterrai dei risultati. È vero, brava, brava, Patrizia Perotti. Chi ti dice io ce l'ho lungo, io ce l'ho grosso, io ce l'ho qua, io ce l'ho là, probabilmente non li tira neanche, o probabilmente ce l'ha il contrario di quello che dici. Tenete presente questo, ma questo vale in tutto. Brava Patrizia Perotti, se tu vai a cena con un uomo, per dire, e tu non gli fai nessuna domanda, e questo ti dice, sai che io sono un uomo fedele, sta tranquilla che ti riempirà di corna. Cioè, ti farà mancare di tutto se ti metterai con lui, ma le corna saranno garantite. Perché excusatio non petita, accusatio manifesta. Cioè, se qualcuno ti dice qualcosa che tu non gli hai chiesto, è perché dentro c'è la cosa inversa. Quindi diffidate, no? Se tu, quando parlate con una persona, se voi non chiedete niente, e quello, ringraziamo anche Pink, e quello tendenzialmente ti dice, tu sei, sai che io sono un uomo onesto? Sicuramente non lo è. Oppure uno che ti dice, io sono fedele. Io sono, salutiamo anche Crezzi, io sono nei secoli fedele. Sta tranquillo che non lo è, sta tranquillo che ti riempirà di corna. Quindi questo è un altro punto. E quindi se uno ti dice io sono un macio, alla fine sarà un micio fondamentalmente. Quindi attenzione, attenzione, tenete sempre presente che excusatio non petita, accusatio manifesta. E questo è un punto importante. Ci sono anche altre cose, diciamo, ecco, un altro punto fondamentale è che la fretta è cattiva consigliera. Cioè, la fretta è cattiva consigliera cosa vuol dire? Che se voi avete a che fare con persone difficili, non dovete aspettarti di ottenere dei risultati immediati. Bisogna essere pazienti. Bisogna continuare, giocare, no? La seduzione è un gioco. Le persone difficili amano il gioco della seduzione. Beh, esatto. Beh, se uno ti dice subito alla prima uscita che ha una fidanzata, che ha un qualcosa, lo fa per crearti un vincolo, no? Per metterti un vincolo. Beh, questo ti crea subito un antagonista. Beh, è una tecnica, quella è una strategia, eh? Quella lì è una strategia. Se io esco con una donna che dico, o la va o la spacca, ma se va deve andare bene. Posso dire che sono fidanzato, che sono sposato, certo. A parte il fatto che poi ci sono delle donne che si agganciano proprio sugli uomini sposati, eh? Questo, ci sono donne che si agganciano su uomini sposati o uomini impegnati, quindi questo è un punto fondamentale, è un punto fondamentale. Questo è un qualcosa che devi tenere presente. Ed è una strategia, alle volte funziona, eh? Perché se tu capisci se ad esempio, se io capissi che ho a che fare con una donna, che è una donna che si aggancia su vincoli difficili, su grossi vincoli, se ho a che fare con una donna che gli piace un grosso vincolo, non so se qua ad esempio ci sono donne che gli piacciono i vincoli grossi. Comunque, a tutte quelle che gli piacciono i vincoli grossi, bisogna dire, diciamo, no, guarda che io però sono impegnato. Oppure sono poco disponibile, ho poco tempo a disposizione, ho i cazzi miei, ho questo, ho quello. Ecco, quindi le persone di questo genere, diciamo, le persone di questo genere hanno delle caratteristiche, diciamo, che sono persone che vanno comunque prese in considerazione, cioè non vanno neanche prese in considerazione. E bisogna imparare quindi a utilizzare i vincoli, bisogna imparare a vinculare le persone.
Ad esempio, bravo, beh, se tu dici sono impegnato con una donna unica e speciale, non la tradirei mai, lancio una bella sfida. E se diciamo che ci sono quelle che scapperanno dalla sfida, bravo Crazy Rob, ecco, una tattica come quella di Crazy Robby, no? Incontri una e dici, guarda, io sono impegnato con una donna unica e speciale, non la tradirei mai, eccetera. E beh, se una persona, se una donna accetta il vincolo, se una donna accetta il vincolo, tu praticamente lei si innamorerà follemente di te. Cioè, è un tentativo alla va o la spacca. Andrebbe fatto, diciamo, mediato, cercando di capire chi hai davanti, fondamentalmente, cercando di capire chi hai davanti. Però, se incontri la persona con grandi vincoli autoattributivi, si innamorerà follemente, diciamo. Ecco, questo è un altro punto molto importante. Quindi, comunque, come dicevo, essere paziente è fondamentale, non bisogna aspettarsi mai risultati immediati e la fretta è cattiva consigliera, insomma. Bene, questi sono un po' i consigli, sono già trabordato, sono già andato avanti tanto, volevo fare ancora una live stamattina, magari tra un'oretta farò una breve live sul canale Esoterismo, magari una lettura di carte tra un'oretta. E presto, presto avviso, annunzio Vobis che avremo di nuovo le due grandi esoteriste, due premier con le grandi esoteriste, Penelope, Penelope, avremo